Sicuro? Andiamo. Vuoi mandare? No. Sì, vuoi andare? Vai. Oh, uno che va. Vai. Nessuno va. Nessuno va. Buon. Oh, salve. Buongiorno a tutti dal vostro amico Renato della rete. Da Fra. Da Davide. E il Savio. Oggi avevo cacciato il nostro asso della panica, uno dei giocatori più forti dell'internatismo. Che dici che l'internatismo non è che sono forti, però diciamo uno dei più forti tra lì, vabbè. Sì, no, no, sì, sì. Forti. Uno il più titolare. Forte del titolare. Vabbè, non è che il titolare gioca il mio. Uno più forte. Basta. No, dai, vedi? Scusi, vabbè, questa è la sedia. Questa è la sedia. E niente, siamo qui per le novità della settimana. Tante, tante novità, tanto che dovrebbe essere il 99% fumetti intesi come comics, manga o graphic novel e tanto altro. Nel frattempo vi ricordiamo che al momento le stanze nella fumetteria sono chiuse, quelle dedicate al gioco. Al momento per il gioco libero soprattutto. Poi vedremo un po' la situazione come andrà. Anche se non credo, non mi prospetto un uomo che ha i buoni propositi, grazie. Non ascoltate quello che succede perché stanno dicendo delle cose gravissime in giro. Ok, perciò rimanete aggiornati perché poi questa è una scelta nostra. Poi, ovviamente, se lo Stato o la Regione decide altro, sarà sempre sopra di noi. Però, nel frattempo, ho deciso così. Quindi, per supportarci, basta un like, iscriversi al canale e commentare. Poi venite a trovare tramite il link in descrizione, Google Map, Trani, via Nicola De Ruggiero 90. Grazie per averci scelto, ci vediamo al prossimo video. Bello! La prassi! Ah, i 10 libri! Ah, grande richiesta! Le bustine Mint. Queste sono nuove. Sono nuove. Non sono neanche al Mint, però sono Sealed. Boom! Chicken! Ma lei è il Mr. Chicken. È favoloso. Mister... Questo è dell'ermano Pollastro. Sì, Cartoon Network. E poi, per l'amico Carletto, il numero 678. Le rose di Versailles. Non diviso a pezzi. Sì. È vero, sì, il primo è da 5, il castello. E questo fa, diciamo, come si dice, la veranda fuori al castello. Ok, il giardino. Oh no, è proprio... Sì, la balconata. Sì, che hanno fatto un matrimonio. Il gazebo. No, me l'aspettavo. Un gazebo. Con la sedia, il gazebo con la sedia. Chicken bellissimo. E questo, diciamo, è l'unico fango che è arrivato. Ma tu caccerai un sacco di roba bella. Eh sì. I cartonati. Allora, partiamo con i cartonati. Da Injustice, Gods Among Us hanno zero. Fighissimo. Mamma mia. Eh sì. Mamma mia, è già il rumore. Sì, già. Che figo. Il gatto di Philippe. Ma questo già l'avevo visto. Sì, questo arrivò e se lo rubò da me il signor Pasquale Ciocio. Che salutiamo. Del Nankatsu. È Nankatsu. Sì, mi sa che è Nankatsu, sì. Nankatsu team. Ah, questo è il vostro. Sì. Zero calcare, dimentica il mio nome. Sì. Dimentica il mio nome. Star Wars, miti e favole. Bello. Quella è per leggere qualcosa di alternativo ai bambini come favole. Di George Star Wars. Mann. Andiamo a passare la voglia di Carlini. Poi... Star Wars Classic numero 6, quello è grande. La resurrezione del male. La resurrezione del male. Qua c'è un'altra bomba. E poi c'è un'altra bomba, sì. Spawn. Il numero 3. Deluxe numero 4. 4. Come, questo è ancora quello normale. Sì. Non è ancora universo Spawn. Bellissimo. È ancora un altro Spawn. Il numero 4 con Capullo, di Capullo e Tony Daniel. Io come altri cartonati in pre-versione piccola troviamo Jojonium col fighissimo cagnolino. Me lo stavo ricordando il nome, non mi viene il nome del cane. Comunque insieme Giotti, insieme Giojo, insieme così. FMA, il numero 8, novità con un
grandissimo Scarro in copertina, uno dei personaggi più fighi del manga. E poi, a grandissima richiesta, BJ Alex, il secondo cofanetto con all'interno il numero 3 e 4 J-Pop Boys Love al prezzo di 19,80 €. Vai con le bombe. Vabbè, tutte novità ovviamente. Ma Hiro Illegals Vigilante 12. Bellissimo. Quindi sarebbe semplicemente Vigilante numero 12. Poi. Vai. Free Ariel 3. Ah! Oltre Arielli. Viaggio. Riesco con tutte le copie che sono arrivate, che sono una cifra. Sono tantissime. Qui è un bel po'. No, io c'ho uno scatto di bombe. Vai. Ancora sì. Uno. Free, sì. Io a me mi è arrivata grandissima richiesta la novel di Ace, numero 1. Ah, numero 1, sì. Il romanzo. Quello però mi ha arretrato. Yes. Perché sì. C'è S8. E c'è S8. Non so dove farlo, sì. Di Keisam. Kaguya Sama numero 11. Novità. E Inuyasha numero 2. Altra novità. Non ce l'ha. E Jagan numero 12. Jagan numero 12 per novità, va bene. Oh, sono ricordato. Sì. Anche tutte novità. Se lo sono ricordato, Tommy. Tommy, sì. Poi, famosissimo. La più attesa. A volte Tommy, più lo sveglio. Demon Slayer 17. Bellissimo, fighissimo. Ma è nuovo, qua? Sì. Sì. E sono nuovi. Sì. In più c'è il fatto del cinema. Conserva questa fascetta e presentala alla Casa del Cinema. Prendere a prezzo ridotto. È una bella cosa. Quindi. Allora, il movie è uno spettacolo, veramente. È una bella cosa, sta fatta dalla. Il fumetto è una delle parti più fighe che ho letto di Demon Slayer. Almeno al momento. Che cosa si? Requiem of the Rose King. Ah, per l'amica Rosalba. Mamma mia, che spettacolo di copertina. Belli, la copertina è proprio uno spettacolo. Quei pipistrelli. E poi tra tutti i 17 il numero 4. È un integrale degli X-Men, per chi sta dietro. Poi Infinite Destiny. Destiny Infinite, guarda che bello in italiano. 21 euro, un bellissimo grossurato. Le gemme dell'infinito sono tornate. Ce la faranno a conquistare il mondo? Sì. Ah, eccole lì, figo. E poi Star Wars, il numero nuovo, 64 pagine. Sì, con all'interno Darth Vader, quindi sono 32. Poi c'è Miles Morales, il nuovo costume, il processo di Magneto, Inferno, il Ross potente, o no? Il Ross potente. Miles Morales, Batman e Catwoman. Un po' di spillati. Qualche Batman. Il numero nuovo, il mensile, 39. Il 39 di Avengers. Comunque quindicinale il Batman. Oh, un altro quindicinale, Amazing Spider 77. Decorum. No, questa è una preview. Questa è il... Troppo fake. Il free comic. Questo è il nostro free comic. Soltanto Decorum. Godzilla è nuovo, questo è il Covariant, no, 3,90, la prossima uscita la Variant, vero, però. Un altro sapporso. Joker in versione estiva. Il Joker di Jared Leto. Sì. Si vede. E poi Iron Man, bellissimo. E concludiamo con Harley Quinn, nessuna buona azione. E vai. Ah, sì. Ne siamo messo tutto ora, perché era informato. Ma c'è il cazzariello. C'è un coso che c'è la leve, sì. Poi? Vabbè, poi se vuoi essere. Vai, è tutto FMA quello, sì. Planet of the Fools numero 2. Oh! Grandissima richiesta. Tutto FMA. È grandissimo. Allora, un attimo che riesco.
C'è una scatola sotto il pelle. Sì. Vabbè, grande. Oh, oh. Che è? Oh, oh. Trance di sangue numero 11. Oh, oh. Ah, è bellissima. Sì, ma ha detto di gemelle. L'altro è già caduto. No, Vane Soft Full sempre 2, Jagan numero 11, arretrato, discusso numero 12, mettiamo qua. Si è ristretto. Poi, sempre a grande richiesta, perché questi sono messi grande richiesta, Phantom Blood 1, Steelborn Run 13 e Steelborn Run 12, perché è il contrario. Poi... Io me la voglio mancare niente, qualche Demon Slayer 17. Sì, proprio giusto. A grande consiglio, perché grande richiesta. No, a grande consiglio, nuovo... Covlon. Covlon. Che è anche il nuovo, il numero 3. Ah, a grande consiglio. Grande consiglio, grande richiesta. L'amico Vittorio. Vittorio, Savino. E sei zitto, Vittorio. Sei zitto, Cepitelli. Signor Cepitelli. Petaglia! Andava tutto bene. E poi petaglia. E poi... La saga di Freezer 1. Sì. La saga di Freezer 1. Sì, One Piece 14. Ho arretrato il 13, l'1 di Tokyo Ghoul e il 2 di Nagatoro. Sono Sian 1 e 2 di... Still... Giorgio. E... Planet of the Fools numero 2. Ah, sì. E poi... E la... Grande novità, City Hunter numero 6 di XY. Una grande novità che la tolgo a Nesto. L'XYZ. È Blue Period 8. Eh no, per lui c'è Blue Figo. È vero? O quello con lo sketch. Ah! Ah. Io. E di che non è giusto? Non è giusto. E di che non è giusto? Eh? Qua sopra. Termito Soul Wars. No, qua sopra. No, 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 no. Ah, ancora un'altra novità. Ancora? Sì. Ma quel cartone è profondo. È un pozzo quel cartone. È ancora... Allora, The Second Goldfish Pampaia. Per amico Lopetuto. Pampania. Poi ho un po' di arretrati. Fairy Tail 9-10, l'8 di Fairy Tail 100 Quest, che è Mono Gen 2, 15-16-17 della New Edition di One Piece e numero 2 di IQ. Grazie mille. Ancora un'altra Blue Period. È l'afterwork di Sing Yesterday for Me. Bellissimo. Questo è il prologo. Oh, il sequel. È finito, Il sequel. È giusto, il prologo. 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 Sì. Il prologo. Se fosse stato prima era il primo. È primo. No, era epilogo. Se dice prologo. È vero. In Italia. Comunque, è il dopo. Se era dentro era proctologo, era diverso. Vai. Proctologo. Blue Period, quello con lo sketch. Vabbè, di Blue Period ci sono abbastanza. Oh, altri cose. Oh, a grande consiglio questo. Non è a grande richiesta. Un'altra novità, Bakemonogatari, il numero 11 della Star Comics. E poi il numero 11, ciao. Oh, The Land of the Lustrous, sempre con queste pacchiosissime copertine, sì. Altro Blue Period. E concludiamo, penso. Penso che concludiamo con questa Hanako Kan. Con l'ultima bomba, l'ultima novità. Hanako Kan numero 14. E poi altri. Altri Hanako Kan. Copertina fantastica. E altri Blue Period, ovviamente, tutte le variant. Ah, allora, quindi è giusto, è giusto. Beh, mitica. Mamma con mia. FMA è tutto per il suo personaggio. Arriverà anche l'action figure, anche i pop. Seguiteci sui nostri social, ci vediamo domani con un nuovo video. Bella, voglio.